Eccoci al quinto tutorial e qui parliamo del Firebug. Possiamo tradurlo come piromane, dato che le sue tre armi, in realtà due, sono a base di fuoco. Le armi che usa il Firebug sono il lanciafiamme, il Mach-10 e le granate. Queste tre armi, quando vengono utilizzate da questa classe, il lanciafiamme, si capisce che spara fuoco. Il Mach-10 lancia proiettili infuocati o con probabilità di infuocare il nemico. Invece le sue granate, al contrario di quelle degli altri giocatori, che sono a frammentazione, le sue sono più simili a delle Molotov. Non fanno grandi danni nelle sue granate, nelle sue armi, ma possono dare fuoco ai nemici facendogli dei danni a tempo. Questa è una classe di supporto che riesce anche a sostentarsi da sola, ma soltanto in corridoi stretti, non in posti dispersivi. All'inizio questa classe ha poca munizione. Aumentando di livello, tutte le sue abilità fanno aumentare anche la munizione. Vediamole. Allora, la prima abilità che possiamo vedere rilevanza è i danni in più sia fatti dal Mach-10 che dal lanciafiamme. Poi la velocità, maggiore velocità di caricamento del lanciafiamme. La più veloce anche di Mach-10. Questa praticamente è un'abilità che permette di avere il caricatore più largo del lanciafiamme. Il caricatore più largo del Mach-10, la resistenza al fuoco e aumenta il range, cioè la distanza a cui può arrivare il lanciafiamme. Questa è l'abilità di cui parlavamo prima, che le granate possono dare fuoco ai nemici, e poi lo sconto sulle sue armi. Anche questa classe, ma soltanto in alcune versioni, non in tutte le versioni di Gliflora, dipende dal pacchetto di mod, può iniziare con l'armatura base. Ora vediamo la classe. All'inizio non iniziamo con lanciafiamme, ma con Mach-10. Quest'arma è un'arma molto dispersiva, molto più del normale. Che da vicino può fare molti danni. Come vedete, i nemici hanno preso fuoco. La particolarità di questa classe è che con grandi masse di nemici può dare fuoco a un numero di nemici in spazi aperti. Questo soltanto quando è in gruppo, perché altrimenti viene difficile gestirli. E può fare molto più danni a molte persone. I nemici che prendono fuoco alcune volte, anche se hanno ancora molti punti vita, possono perdere il senso dell'orientamento. Quindi alcune volte si evita di vedere, è difficile colpire a distanza con questa arma. Come dicevo, che è difficile
insomma si evita il fuoco su un giocatore da parte dei nemici. Cosa che alcune volte partite con un grande numero di giocatori, visto che a seconda della wave e a seconda del numero di giocatori i mostri che spawnano sono molti di più, molti mostri convergono su un solo giocatore. Adesso prendiamo l'arma principale. Ah, che strano. Questa è una mod che ho messo io, non mi ero ricordato, comunque di base non si spara con la lanciafiamme. Vedete le lanciafiamme? Sembra che ha molto in culo, ma in realtà non lo ha. Dipende come l'ho gestito. Le lanciafiamme non conviene usarlo tenendo premuto, che diventa difficile da gestire ma dispersivo, quindi conviene fare piccoli click. Non fatevi ingannare dal fatto che quando rimane per terra c'è il fuoco per qualche secondo, in quel caso il nemico non verrà colpito. Bene, mettiamo anche le granate. Quelle delle granate di solito dovrebbero fare esplosione, invece quelle del firebug fanno una fiamma che si espande dal fuoco ai nemici. Come vedete, la distanza di vicinata si alza molto per i suoni. La distanza non si nota. Firebug è capace di vari colpi di fare fuori nemici piccoli ma non troppo grossi. Nemici più grossi non riesce a gestire da solo. Firebug conviene a distanza utilizzare il lanciafiamme, che anche a questa distanza si trova un mostro, riuscire a colpirmi, e a distanza ravvicinata utilizzare il Mach 10, anche se già a questa distanza comincia a essere troppo, a questa distanza non riesce a essere giusto. Questa è una classe di supporto, non può restare da sola, non ha abilità particolare, non ha resistenza ai danni d'esplosione, ma solo al fuoco. Bene, anche per questa classe è tutto.